tutti si domandano se Gemma Galgani ritornerà a Uomini e Donne a settembre. Tutto dipende dalla sua attuale frequentazione. Manca ancora un mese all'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne e il pubblico si domanda quali saranno i nuovi partecipanti e chi sarà richiamato a sedersi nel parterre maschile e femminile del Trono Over. In questo momento, la redazione della trasmissione sta compiendo le proprie scelte, in particolare per individuare i tronisti della futura edizione. Tuttavia, gli appassionati del programma hanno gli occhi puntati su alcuni degli storici partecipanti a Uomini e Donne. Una di questi è sicuramente Gemma Galgani. La dama di Torino partecipa al programma da circa 10 anni ormai e è costantemente alla ricerca dell'amore. Tuttavia, non tutti credono alle sue buone intenzioni. L'opinionista Tina Cipollari, infatti, l'ha spesso accusata di essere finta e maggiormente interessata alle telecamere che all'amore. Nonostante i molti anni passati all'interno di Uomini e Donne, questa estate potrebbe essere la volta buona per Gemma. Alla fine della scorsa stagione, Gemma aveva iniziato una frequentazione con un suo nuovo corteggiatore, Pietro Dal Pozzo. Il cavaliere originario della Liguria ha scritto alla trasmissione per poter conoscere esclusivamente Gemma, la quale ha accettato di portare avanti la conoscenza. La relazione tra Gemma e Pietro, ecco le rivelazioni di Tina Cipollari. Che cosa sta succedendo tra Gemma e Pietro durante questi giorni d'estate? Inizialmente, sembrava che la frequentazione tra i due fosse già finita. Ma pare che questa indiscrezione sia stata immediatamente smentita da fatto che i due continuassero a sentirsi e a vedersi. Pietro e Gemma si sono potuti vedere poco di persona a causa di problemi di lavoro dello stesso cavaliere. L'andamento di questa conoscenza potrebbe comunque influenzare gli equilibri della prossima edizione di Uomini e Donne. Dunque, la dama di Torino tornerà o non tornerà nello studio del dating show di Canale 5? La redazione del programma e anche la stessa Maria De Filippi è ben consapevole che se Gemma Galgani non dovesse ritornare a settembre, perderebbero una colonna portante della trasmissione. Il successo della versione over di Uomini e Donne si deve anche alla presenza della Galgani. Nonostante ciò, però, è anche vero che la stessa dama di Torino è all'interno dello studio per cercare l'amore e non la fama e la notorietà. Pare, infatti, che la relazione e la conoscenza con il signor Pietro stia procedendo per il meglio. I due si sentono spesso durante il giorno per mantenere vivo il rapporto. Dunque, pare proprio ci siano i presupposti per un non ritorno di Gemma a Uomini e Donne. Tuttavia, spunta lo zampino della storica rivela, l'opinionista Tina Cipollari, che rivela che a Gemma in realtà piacciono gli uomini giovani, i toy boy. Pertanto la Cipollari è convinta che la relazione con il signor Pietro sarà destinata a finire e che rivedremo la dama di Torino nuovamente seduta nel parterre femminile all'interno dello studio di Uomini e Donne.